Questo sarà un video abbastanza corto, spero, parlato, in cui parlo della mia esperienza di come ho avuto. Oh! It's Kate here, and this is gonna be my first Italian video. Yeah. So, no, niente so, Italian video. Vi voglio praticamente parlare del mio percorso di come ho avuto la patente. Parlo in italiano perché comunque il metodo di come avere la patente in Italia penso sia diverso rispetto ad altri paesi. Allora, partiamo dal fatto che ho preso il foglio rosa nel 2019 e ho preso la patente il 9 febbraio 2021, il che c'è un periodo abbastanza lungo in mezzo. Cosa è successo in tutto questo periodo? Innanzitutto, ho preso il foglio rosa. Ero tipo, ora prendo la patente, facile. No, non fu così. Perché? Sono successe tantissime cose in quel periodo, tra cui qualche incidente. Ero ferma e mi è andato addosso un camion. Questo evento mi ha traumatizzato un sacco. Ogni volta che guidavo e avevo accanto un camion, ero in ansia. E niente, quindi questo è stato il primo evento che ha influenzato il mio percorso della patente. E in quel periodo del mio esame c'era la maturità, c'era la maturità o c'era l'ammissione all'università? O comunque c'avevo qualche esame, oppure ero in sessione, non mi ricordo ormai. Sembra passata una vita. Volevo velocizzare tutto, volevo fare tutto insieme, perché praticamente avevo sempre questo costante bisogno di dimostrare alle persone: guarda che ce la faccio, guarda che faccio questo, faccio quello. Questo atteggiamento mio. Mi vergogno anche un po' a dirlo, però ammettere è il primo passo per risolvere il problema. Prima di tutto, disclaimer, che avevo un po' di problemi in generale, quindi senza allargare il discorso, ero lonely. Quindi dopo aver fallito il primo esame, ero tipo, sono andata da mio fratello e faccio, volevo dimostrare che ce la facevo. Il primo errore che ho fatto è il primo errore che ho fatto perché la patente serve a me, non serve agli altri. Che cazzo gliene. Ops, scusa. Cosa gliene frega agli altri sapere che hai la patente? Fanno un po' di gossip per quei 3 secondi, quei 5 minuti che ti dedicano, ma poi non gliene frega niente nessuno. La patente è un valore aggiunto che tu dai a te stessa, è una cosa che serve a te per lavoro, soprattutto se sei come me che abita in provincia. E questo è stato il mio primo errore, il fatto che io volessi la patente solo per avere qualcosa da dimostrare agli altri. Continuavo a dire devo farlo perché devo far vedere. Perché non concluderei mai niente se continui a pensare alle persone che stanno lì a punzecchiarti, perché ci saranno sempre coloro che dicono i loro commenti non hanno un valore aggiuntivo alla tua persona. Se ci penso adesso mi dà molto fastidio il mio atteggiamento di un anno fa. È proprio stupido come pensiero. È una prima cosa che ho imparato con la patente, perché comunque la patente sembra, ok, sembra una cavolata, ma in realtà questo pezzo di plastica mi ha insegnato davvero tantissimo. Mi ricordo certe persone, certi individui che venivano da me a scrivermi: amore, ma l'esame l'hai passato? Quelle persone che vogliono assorbire informazioni per poi il millesimo di secondo in cui tu ti giri, loro sono già lì a sfotterti: ma sai che la cheta. Blablabla. Quindi io ero tipo lì, quando mi chiedevano: ah, me l'hai passato? E io ho detto sì. Non ne vado fiera, non ne vado fiera, però sono alcune delle bambinate che ho fatto nella mia vita, va bene. Poi vabbè, ad un certo punto c'è stato Covid, quindi siamo rimasti tutti fermi. Sono stata quasi tutto il 2020 ferma. Il Covid è stato un periodo, diciamo, schifoso per tutti, però è stato anche un periodo in cui hai potuto fermarti e riflettere su certe cose. Ho avuto la possibilità di leggere tantissimi libri, quindi anche libri di self-grow, self-help, e ho iniziato a lavorare su me stessa. Ho iniziato a scrivere i miei goals per il 2020, che poi si sono trasferiti nel 2021. Uno dei miei goals è stato proprio la patente. Stavolta l'ho fatto per me e non perché ho da dimostrare agli altri. Sto ammettendo che ho mentito a quelle persone,
che sicuramente ora sta ridendo dietro questo schermo. In generale questo video voglio solo far share di cosa ho passato, farvi capire che ognuno ha i suoi tempi, non succede niente se tu fallisci, perché puoi sempre riprovare. Anzi, proprio perché hai fallito già una volta, tu torni a quell'esame che sei abbastanza sciallo, perché arrivato lì sei tipo... Ah, ok, vabbè, stai, lo so già la sensazione di fallire, lo so già la sensazione di essere bocciata, ma che vada, lo rifaccio ancora. L'importante è che tu vai avanti, no? Una cosa che mi ha aiutato a farmi passare questa patente è quando ormai ho detto ai miei genitori basta, non datemi più soldi, pago tutto io. Sto pagando tutto da sola, quindi devo impegnarmi ancora di più, devo dare tutta me stessa. Anche questo aspetto mi ha reso più, tra virgolette, responsabile. Non so, in qualche modo essere stata bocciata mi rende felice, paradossalmente. Mi ha fatto apprezzare ancora di più quel momento in cui l'ho ricevuta, in cui ho detto papà, papà, l'ho presa, finalmente. E cosa devo dire? Passare l'esame nel fasting, ako. Poi sempre, prima mi sono preparata molto mentalmente. Na para anche la manco. Ah sì, ito ico quanto cosa io. Io avevo paura dell'esame di guidare in generale, perché una volta nel incidente ako in macchina corso. E quindi da lì para una takot ako. Alam mo yung kahit gaano kakaingat, però c'è sempre qualcuno fuori di testa, no? Sì. E quindi ho paura di quello principalmente. So, ho ascoltato in Word of God, pregato molto come te, pregato tantissimo. Io in passato poi. Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo fatto! Dai, un consiglio quindi che dai ai suoi mga nanonood. Sa akin, supera le tue paure, è più una cosa mentale alla fine, perché guidare è semplice, cioè penso che tutti se lo vogliono dire che guidare è semplice, ma da lì lang mag-drive è una questione mentale, non devi avere paura, devi farti forza e soprattutto wag mong isipin quello che gli altri possono dire, perché alla moda è un'altra cosa che mi ha scoraggiato molto, il fatto è che nella mente degli altri una donna non guida bene. Ah sì, mamma mia. Sì. E questo ti scoraggia molto, perché pensi babà, ecco, invece no, non c'è nessuna differenza uomo e donna, l'importante è che tu ti fai coraggio, guidi, e soprattutto la cosa bella di quando prendi la patente è che ti senti proprio quel cambio in apparang, ora posso guidare, parang adult canada la gara. Dovevo farlo a dicembre, però poi non l'ho fatto perché c'è stato Covid, perché... Niente, sono... La cosa bella sul vlog mo, secondo me, è soprattutto la parte appunto pesante, cioè nel senso per gli altri sì, prendere la patente è stata molto comoda perché non avevano questi problemi, però tu invece hai avuto, cioè, situazioni più difficili. Saluta, saluta! Ciao, ciao, ciao a te! Grazie per aver contribuito!